Ciao a tutti, allora, velocissimo video, ho fatto un ordinino nuovo da Frink Emporio e vi faccio vedere che cosa ho preso. Io sempre non sono mai munita di forbici. Avevo fatto anche qualche tempo fa un ordine da Frink Emporio, magari vi lascio il video qui da qualche parte che avevo ricevuto anche tanti bei omaggini. Sempre molto molto graditi. Allora, abbiamo qui il pacchetto, sempre tutto ben curato, e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, mi tengo la checklist perché già non mi ricordo più. Allora, questo è il bigliettino di grazie e questi qui sono tutti i suoi dati, ma tanto straconosciuto come sito. Comunque, questi sono, se vi interessa. Allora, vediamo un po' che cosa ho preso, non mi ricordo. Allora, sì, ho preso questi ciondoli a Luna perché li avevo avuti l'altra volta come omaggio, ma sono bellissimi. Mi era venuta anche l'idea di fare il calco, però sono talmente, come vedete, testurizzati, c'è tutta la filigrana che è impossibile. E sono 10 per ogni busta e vi faccio vedere i due colori, e sono uno platinato e uno argento, ma sono bellissimi questi ciondoli, eccoli qua, sono fatti così. E come vedete c'hanno qui il gancino, quindi puoi mettere qualcosa di pendenti e una sorta di orecchini con questi. A me piacciono un sacco, è proprio il mio genere, molto molto carini. Come vi dicevo, ce ne sono 10 in ogni pacchetto. E questa è una cosa. Poi ho preso, per curiosità, i coloranti Mystic Interferenza, che poi sono andata a vedere il video prova che avevano fatto proprio loro, e dovrei averne prese di tre colori, che sono questi qui, e praticamente lasciano un effetto glitteroso. Adesso non so come spiegarli, però sono veramente molto molto belli. Magari vi lascio qui il video che aveva fatto lei, ma sono bellissimi. E li ho presi in giallo, in verde e in rosa. Purtroppo il blu e il viola erano terminati, perché se no difficilmente avrei preso questi colori, a parte il verde. Però sono veramente molto molto belli, sono stracuriosa di provarli, e sono da 10 grammi l'uno. Poi ho preso dei pigmenti cangianti, vediamo un po'. Dunque, vediamo un po' questo cos'è, cangiante. Allora, ne ho presi due pigmenti cangianti, che sono quelli bianchi, che però fanno il loro effetto. Anche questi sono da provare. Però ve li faccio vedere. Ecco, sono questi due, che come vedete sono normalissimi bianchi. In realtà questo è rosa viola e questo è blu. E sono pigmenti cangianti in polvere. E questi due. Poi, pigmenti perlati, che dovrebbero essere questi due. Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Ah, ok. Pigmenti perlati blu e verde. Questi qui. Ma boh, non mi ricordo più. C'è qualcosa che non mi torna. Sono questi. Ah no, scusate. Allora, questi qui sono i pigmenti scintillanti. Questo qui, scusate, questo è il pigmento scintillante,
lati blu e verde, allora qual è? Ok, sono questi qui, perché uno infatti questo l'ho preso doppio e questo è blu e sono così. Ok, ce la posso fare. E un chameleon e ho preso quello lì viola, verde e giallo. E vediamo cosa uscirà fuori, perché sapete che io con i chameleon proprio no, faccio casini. Poi abbiamo qui la bustina con gli omaggini, sempre molto molto graditi. Allora, abbiamo intanto la bustina è carinissima con tutti i fiorellini. Molto carina. Abbiamo tutte queste stelline su questi colori del viola, rosa e verde. Poi questo qui che penso che siano dei semplici glitter, non c'è scritto niente, però somigliano ai glitter chameleon che avevo preso l'altra volta, però penso siano solo semplici glitter. E poi questo qui che penso che sia. Che roba è? È un pigmento? Sì, è un pigmento viola molto bello che a me piace proprio tanto come colore. Viola, blu e verde sono i miei colori. E il nero. Ok, perfetto. Queste sono le cose che ho preso. Abbiamo qui gli omaggini, queste lune che sono favolose. Ecco qua, il tutto ve lo faccio vedere. E sono troppo curiosa di provare soprattutto questi Mystic e poi quelli lì, pigmenti cangianti, pigmenti perlati, pigmento iridescente. Perché ho visto appunto i suoi video e vengono fuori delle cose molto molto carine, quindi sono super curiosa. Niente, concludo qui questo video che è stato stranamente veloce. Ditemi che cosa ne pensate di questi acquistini. E niente, questo è tutto. Ci vediamo presto. Un bacione. Ciao.